Siamo un gruppo di ragazzi e ragazze della sezione A delle Scienze Sociali del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Casalecchio. Abbiamo colto l'opportunità che ci è stata offerta da questo stage in collaborazione con Blogos Web Radio per affrontare un problema che ci sta particolarmente a cuore. Tra noi studenti delle Scienze Sociali è diffusa la sensazione che i professori siano resti ad insegnare nel nostro corso. Si tratta di un indirizzo nato solamente da 5 anni all'interno del nostro liceo e nonostante la novità ed il grande numero delle iscrizioni, noi studenti di questo corso riteniamo di essere un po' snobbati dai docenti dell'indirizzo scientifico. Sarà solo una nostra impressione? Abbiamo cercato di scoprirlo con alcune domande mirate tra professori. Per questo progetto abbiamo deciso di intervistare nello specifico tre professoresse. Professoressa Palmas, docente precaria di francese all'interno delle scienze sociali ma anche nello scientifico. La professoressa Sortino, docente di ruolo di arte e comunicazione, responsabile delle scienze sociali. E infine la professoressa Dambelli, docente di ruolo nelle scienze sociali di italiano, storia e scrittura creativa. La prima domanda l'abbiamo fatta alla professoressa Zambelli e ci interessava sapere se preferisce insegnare ad un liceo delle scienze sociali o preferirebbe essere assegnato ad un altro indirizzo. Io sono venuta in questo liceo specificamente per le scienze sociali. Poi abbiamo chiesto alla professoressa Sortino quali sono i problemi che riscontra maggiormente al sociale. I problemi che riscontriamo sono diversi da quando è nato, ovviamente sono legati al fatto che è un liceo nuovo, è un liceo sperimentale, che mette in campo tanti elementi innovativi che riguardano non solo i programmi, il modo di insegnare, il modo di valutare, diciamo tutta la concezione del fare scuola. Cosa dovrebbe cambiare secondo lei per avere il maggior numero di professori disposti ad insegnare in questo indirizzo sperimentale? Come avviene per tutte le sperimentazioni potrebbero cambiare diverse cose. Mi viene subito in mente un ulteriore, che già in realtà è quello che già stiamo facendo, intervento più preciso per quanto riguarda l'orientamento, perché ci sembra che forse i problemi più seri vengano dal tipo di orientamento che viene fatto nella scuola media e dal tipo di immaginario che si costruisce nella mente degli studenti rispetto a questo tipo di corso. È chiaro che ci sono anche dei problemi di base, anche a livello alto, a livello ministeriale, essendo un corso sperimentale non si è effettivamente ancora arrivati a una definizione di alcuni aspetti molto importanti, quindi questo contribuisce ad alimentare un po' di confusione, un po' di errate aspettative. Abbiamo inoltre chiesto alla professoressa Zambelli un consiglio da poter dare a noi studenti. Credo anch'io molto nella motivazione specifica. Chi ha fatto una scelta l'ha fatto basandosi su delle motivazioni che possono essere legate a una figura particolare, una figura diversa da quella dello scientifico, che non sia una sottospecie, ma è qualcosa di diverso. Per cui, così come i ragazzi dello scientifico hanno le loro motivazioni e hanno anche i loro livelli di abilità, i ragazzi delle scienze sociali hanno altre motivazioni e altre modalità ed è profondamente sbagliato un confronto come se si trattasse dello stesso insieme di valori, mentre si tratta di due insiemi paralleli che hanno delle intersezioni ovviamente ma hanno anche molte specificità. Allora io credo che sulla specificità di questo liceo ci sia da puntare molto, i ragazzi debbano rivendicare una scelta alta basata sulle motivazioni. Naturalmente è importante che anche all'interno delle classi la serietà del comportamento venga promossa, perché ad esempio ci sono degli aspetti che riguardano magari il fatto che nelle scienze sociali ci sono più ritardi, più assenze. Questo va a creare un disvalore. Si chiede un po' di raddrizzare un certo tipo di pregiudizio che si è venuto a creare, ovviamente con un comportamento che lo modifichi. Il parere che ci è stato dato dalla professoressa Palmas è completamente discordante rispetto alle interviste che abbiamo appena ascoltato. Io non ho mai avuto problemi, non ho mai potuto scegliere dove insegnare, per cui ho insegnato dovunque, al liceo, al professionale, quindi ero molto contenta di fare questa esperienza nelle scienze sociali perché non conoscevo né i ragazzi nemmeno l'indirizzo della scuola, l'indirizzo professionalizzante. Quello che ho rilevato nel tempo, conoscendo i ragazzi e anche i colleghi, che nelle scienze sociali, oltre ad avere classi più numerose, è più difficile insegnare perché l'utenza, ovvero i ragazzi che vi partecipano,
piacevano probabilmente loro stessi. Sono convinti di frequentare una scuola dove bisogna impegnarsi meno che in un liceo scientifico. Quindi secondo lei cosa dovrebbe cambiare per avere maggior numero di professori disposti ad insegnare all'indirizzo delle scienze sociali? Secondo me si dovrebbe ribadire comunque il nome del liceo, che è un liceo e quindi bisogna essere all'altezza della frequentazione di questo corso e che quindi sono richieste una serie di attività e di atteggiamento, diciamo, di studio comunque serio come quello che si richiede al liceo. Che consiglio ci darebbe? Che i ragazzi devono capire l'importanza di iscriversi in questo liceo e quindi avere un atteggiamento adatto, che significa che bisogna studiare come in un liceo scientifico. Dalle interviste sono emersi due problemi principali, ovvero il primo riguarda il tipo di orientamento e come questo indirizzo viene presentato alle scuole medie. Mentre il secondo ha la presenza di un grosso buco a livello istituzionale e ministeriale, in quanto non vi sono canali specifici per indirizzare i professori verso questa particolare sperimentazione. Date alla mano, abbiamo visto che su un totale di 25 precari, 13 sono docenti delle scienze sociali. Questo progetto è stato realizzato da Anthony, Martina, Valentina, Eleonora, Francesca e Gioelia.